Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video di Football Manager 2019 per cercare di salvarci la vita. Perché oggi avremo degli avversari non proprio semplicissimi. Allora, si inizia con il Milan, poi abbiamo la Juventus, poi dopo seguiranno Chievo, Bologna, Napoli, insomma, poi è un po' più sereno. Abbiamo già visto l'ultima volta che teoricamente anche due sconfitte, considerando le partite dei nostri avversari diretti, potrebbero non compromettere poi tanto, quindi non sono così preoccupato, ma seguendo i vostri consigli ho preparato delle tattiche aggiuntive. Allora, vi faccio vedere rapidamente. Dunque, ne ho impostate tre. Allora, questa è quella nostra classica e vabbè. La seconda è il contropiede, di picciniana memoria, il contropiedone, che dovrebbe garantirci un po' più di tranquillità. Ampiezza di attacco molto larga, passaggi diretti, ritmo di gioco leggermente più alto. Perdita di tempo spesso, con dribbla di meno e più disciplina. Per cui questo in transizione ritornare e quando si conquista il possesso contropiede, passata velocemente, vabbè. Non in possesso, linea molto bassa e attacco molto basso affinché si possa ripartire compatti. Pressing standard, niente di... e niente di particolare sui contrasti perché abbiamo già capito che le teste calde abbondano. Quindi... questa è una, poi in caso di estrema necessità c'è anche questa che è il parcheggio all'autobus, che è un 3-5-2 molto 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 difensivo, ma per il momento insomma va perfezionato, studiato un attimino perché non ho mai avuto tattiche così difensive, per cui non sono particolarmente pratico. Oggi andremo con questa, poi adesso la mettiamo in ordine prima della partita. Babacar infortunato, ecco appunto. Tra l'altro... siccome siamo particolarmente positivi con gli allenamenti di Odegaard, io metterò lui a questo punto, visto che Babacar non mi è pronto. Che tra l'altro Odegaard è anche più adatto teoricamente a fare un po' di contropiede, più che altro perché può farmi da boa. Tanto la Juve ha vinto con l'Empoli ed è cosa buona e giusta, per cui noi siamo... il Chievo ha perso col Torino ed è cosa altrettanto buona e giusta, per cui noi... siamo tranquilli, sempre a più 3 con una partita in meno da giocare, cioè giocata, per cui volendo, se si facesse un miracolo andremmo a 21 e forse sarebbe finito anche l'incubo. Se si perde, stiamo sempre là, per cui... allora, col Milan... Milan che tra l'altro è ottavo in classifica, per cui neanche ai vertici per il momento, e questo ci dovrebbe dare un po' di margine. Poi vabbè, c'è la Juve che dopo... sarà terribile tenere Ronaldo, ma noi ci proveremo. Allora, vediamo se... niente, Babacar si sarebbe ripreso volendo. Si sarebbe ripreso. Allora, io partirei con scelta veloce, vabbè, la cosa classica. Dunque. Allora, noi essendo di contropiede oggi... vabbè, Babacar non mi sembra in condizione straripante, per cui Odegaard... tocca a te, Odgard. E ti mettiamo come attaccante che pressa. Ok, quindi un po' più basso. Loda Boga, lo mettiamo lì. Va bene, Eysterick, l'attaccante esterno di supporto. Su Rogério, che dovrebbe farmi il terzino di attacco. Perché sì, difensivi, però appunto siamo pur sempre in contropiede. Quindi, perché gioca Lirola? Perché sono 800 squalificati. Ma io in questo momento forse sarei più tendente a una Japong, forse più che Lirola. Terzino di attacco anche lui, con in difesa diciamo che tra Marlon e Magnani c'è l'imbarazzo della scelta. Dunque. Vediamo un po'. Ma io mi fido più di Magnani, sinceramente. Ed è anche più forte. Quindi, a centrocampo, Magnanelli, che può farci l'incontrista di supporto. E insieme a Magnanelli. Ci manca di centrocampisti centrali a noi, terribilmente. Caro Sensi, io ti faccio fare il regista. Cerchiamo di dargli un po' Oh, ci si prova. Consigli, perché non... portiere libero, ecco, dai, addirittura. Bene. Proviamoci. Vediamo che cosa ne esce. Io sono seriamente preoccupato. Tra l'altro, per il momento mercato non ne sto facendo, per il semplice fatto che non so se
ci cacceranno, per cui non so se valga la pena perdere tempo così. Per cui, ragazzi, io, il Milan ha perso 3 delle ultime 5. Siamo davvero sfavoriti, per cui non ci sono pressioni, no. È una grande opportunità di dimostrare che i critici si sbagliavano. Il solito pane e rancore, che sembra essere utile. Allora, raga, ce la si può fare, incoraggia, dai. Eccala, vedi, incoraggiatissimo. Mamma mia. Beh, l'inizio è incoraggiante però, eh. Devo dire molto, molto. Vabbè, ma il fallo? No. No, ragazzi, no, 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 no. No, 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 no. Ma che cosa c'ha il nostro centrocampo? Che cosa ha il nostro centrocampo? Cioè, un minuto, già il momento Mosè. Cioè, non. No. Semplicemente no. Voleva essere un contropiede il nostro, nell'idea generale del sottoscritto. Si sta dimostrando un catenaccio di mazzoniana memoria. No, vabbè, ragazzi, cioè, io non so che cosa dire. Non mi sembrava una cosa così devastante. Ah, raga, mostriamo un po' di grinta, perché... Niente. Forza. Forza, 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 Odgaard. Dai, su. Che l'abbiamo messo. Primo gol per Sassuolo, ci credo. Io ci credo. Si è allenato con voto 10. Il grande 10 in... sì, apportiamo modifiche. Voto 10 in allenamento e si vede. Sì, però la vedo malissimo. La vedo malissimo. Non teniamo mezza persona. Ma a testa. Io me devo levare di torno posto Anzini. Me devo levare di torno posto Anzini, perché mi sta a far venire mal di testa. Loda Boga. Loda Boga. Ehi, Seric. Il pareggio 2-2. Ma quale autogol? Ma non. La partita di una bruttezza veramente rara. Però la squadra c'ha carattere, la squadra. Dai, dai, incoraggia. Che per lodare Boga c'è tempo. Odgaard infortunato, però no. Senza infortunato. Me servi, Odgaard, me servi. Non te posso far andare via. Magnani, una cosa facile, eh? Una cosa facile, porcaccia. Dai, su. Bella palla per Odgaard. Non lo salta il ginocchio che non va. Vabbè. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. No, eh. Ma perché non c'è mai nessuno? Ma perché la squadra è messa... Saremmo difensivi. Saremmo. Molto condizionale. Vabbè, primo tempo... Primo tempo... Se può fa. Ci è piaciuto. Buona reazione. La squadra non difende, ma il contropiedone in qualche modo ha dato i suoi frutti. Per cui... appassionato, no, energico, non stiamo assolutamente giocando male, possiamo vincere, secondo me possiamo vincere davvero, non sto scherzando. Allora, tattiche però. Allora, Odgaard ce la fa? Ce la fa, io credo in Odgaard. Odgaard è il nostro guerriero, forza, incoraggia. Poi ci occuperemo dei buchi difensivi a fine partita, per capire qual era la causa, ma... Sì, però Bakayoko non ha mai giocato così neanche nei suoi sogni più proibiti. Io con tutto il bene, ma se uno lo vedesse giocare dal vivo... Boga.
Sì, ma i falli, perché non mi fischiano i falli? Cos'è questo modo terribile di concepire il calcio? Vabbè. Raga, dai, 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 dai. Posso incoraggiare? Posso incoraggiare? Incoraggio. Dai, dai, dai. Ci va bene anche il 2-2 a noi. Ci andrebbe di lusso il 2-2. Ci metterei la firma col sangue per il 2-2. Allora. Adesso è il momento, siamo al 70esimo. È il momento di Babacar. Al posto di Odgaard. E Babacar lo mettiamo a fare il centravanti d'attacco. Vai e colpisci, Baba. E per il resto direi che giusto Boateng sta un po' in debito d'ossigeno, ma io manco di giocatori adatti a ricoprire tale ruolo. Per cui, no, Babacar non mi sa fare il trequartista, per cui entra solamente Baba. Baba, ti prego. Il nostro Baba Yaga, forza. Incoraggia. Fai il maleficio, Baba, fai il maleficio. Niente, tutti i falli da dietro, ne avessero fischiato mezzo. Mamma mia. Vabbè, il gol di Magnanelli da 40 metri veniva giù allo stadio. Loda Boga. Boga, ti voglio lodare, su. Fai un assist vincente. No, eh. Posso incoraggiare la truppa? Incoraggia la truppa. Non posso fare una mazza, non posso fare Quaresma, se sono comprati. No, la trivela no, eh. Ma basta con questi tiri da fuori di Bakayoko che non è buono nella realtà, fa sta roba. Ma su! Questa fantascienza applicata al videogioco, veramente. Giocavo a Final Fantasy se volevo vedere Bakayoko fai tiri da 40 metri sotto al 7. Su! Dai, dai che il 2-2 ci piace! Dai che il 2-2 ci piace! Famo io lo scherzo, no, eh? No, 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 eh! Ah, beh. Bene, 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 bene. Raga, energico. Ben fatto, risultato eccellente. Stavamo a Milano contro il Milan. In una connessione devastante. Abbiamo mangiato un punto alla concorrenza. E allora la B si allontana. Forza, mo qua io possiamo pure perdere. Ma chi se ne frega. Voglio dire, cioè, siamo arrivati a un punto in cui facciamo. No, dunque, pareggio. Odgaard, 3-4 giorni. Vabbè, Odgaard però ha giocato un gran bene. Ha giocato un gran bene. Comunque, sto Rogerio. Rogerio se la spigne, devo dire, per dirla in maniera molto raffinata e tecnica. La mia analisi tecnica è che sta a spigne. Quindi, bene, bene così. Bene, bene così. Quindi, adesso ci si avvicina prepotentemente alla partita con la Juve. E sono un po' preoccupato. Allora, vabbè, che cosa lo leggo a fare? Mi sono reso conto della Juventus. Cosa lo leggo a fare? Che punti deboli c'ha la Juve? Non, la giacca di Allegri è il punto debole della Juventus. Tanto la Lazio non vince una partita neanche a pagare. Quest'anno. Dunque, Babacar un giorno, Ciupo 5 settimane, Odgaard 2 giorni, vabbè. Babacar è alto rischio, Satalino pure, Odgaard considerevole. Oh, raga, qui è tutta una battaglia. Per cui Marchizza ha catturato l'attenzione di molti vincendo giocatori under 19 della settimana. Ah, ma è mio? Hai capito Marchizza? È sicuramente sulla strada giusta. Sì, apprezzo il buon Marchizza che tornerà e sarà titolare in questo Sassuolo a fine anno. Allora, noi adesso siamo 16, però giochiamo in casa. Il fattore campo sarà determinante contro la Juventus, me lo sento. Riusciremo a fare qualcosa. Allora, qua
Quanto è bello Marcellino comunque. Dunque, Berardi mi sa che non ce la fa. Mi sa che non... Berardi comunque è molto utile alla causa. Devo dire grazie Berardi, perché da quando sono qui ha fatto veramente la differenza Berardi. È stato un giocatore di grande impatto e un trascinatore vero, un po' come l'amico di Francesco che è andato a cercare fortuna altrove appena le cose si sono messe male. Dunque, allora, facciamo le cose con calma, con molta calma. Allora, Tonali me l'avete consigliato in tanti. A me piacerebbe tanto prenderlo, ma non me lo posso permettere, temo. Non è interessato a parlare col Sassuolo, ma noi ti parliamo lo stesso. Caro Tonali, caro Tonali, io offro ben 2 milioni e mezzo e te ne offro ben 5 in 3 comode rate da 1,6. Inaccettabile, io ve la faccio lo stesso. Ma lascia fare, ma non ti preoccupare. Allora, no, a parte scherzi, cos'era quella roba? No, pretattici, per carità, mi faccio dei consigli da Postazzini che c'ha 3 in tattica, ma per carità. Dunque, oh, Odgaard sta sempre a bomba. Bravo Odgaard, giocherai appena torni, rigiocherai. Peccato che con la Juve non si possa far giocare, perché sennò era titolare pure con la Juventus. Io quando vedo i giovani che si impegnano non posso rimanere indifferente. Allora, abbiamo una partita. Partiamo dall'onesto presupposto che noi andremo lì e verremo brutalizzati, ok? Però, qualora ciò non dovesse accadere, sarebbe particolarmente gradevole, sarebbe particolarmente soddisfacente. Intanto, se perdessero Empoli e Chievo, io sarei un uomo più felice. Possono perdere Empoli e Chievo, per cortesia. Ah no, a parte che giochiamo di sabato. Speriamo che il fatto di giocare di sabato non diventi consuetudine l'anno prossimo. Dunque, niente, andiamo. E tanto già lo so. Gioco di sabato? No, speriamo di no. Quindi che cosa vogliono da noi? Tonali, 7,5. Quanto volete? Un rene e un polmone? Affinché si inaita rispetto. Allora, tenetevi quel simpaticone di Tonali. Dunque, allora, oggi ci riportiamo. Ho trovato pure Locatelli. Allora, dunque, allora, Odgaard mi sarebbe disponibile, però, Berardi al posto di Loda Boga? Mi sa di sì, Oggi mi sa di sì. Attaccato esterno di supporto alla punta. Giochiamo con la stessa tattica della... Ah, ecco, cosa fondamentale. Che cazzarola non ha funzionato l'altra volta in difesa? Perdere tempo, ritmo di gioco leggermente più alto. Ecco, forse abbassiamo un po' il ritmo di gioco. Un pochino. Disciplina, dribbla di meno. Transizione. Ritornate, contropiede. Il non in possesso. Linea di pressing. Alziamo un po' la linea di pressing, magari. Intensità pressing un po' più alta, ecco, più pressing. Vediamo se con questa piccola modifica magari riusciamo ad avere un po' più di fortuna. E lo mettiamo il Boa a supporto, visto che l'ultima volta non è che abbia incantato. Locatelli, allora, rispetto a Sensi è più scarso, rispetto a Magnanelli è un po' di più. Però Locatelli non mi gioca da incontrista. No, io lascio Magnanelli. Locatelli si fa un turno di riposo. Poi Rogerio, che tra l'altro è ex. Mie ex Rogerio. Ma se io tipo volessi prendermelo, Rogerio? Perché lui è in prestito. Ma se io volessi... Aspettate un attimo. Allora, trasferimenti, clausole. No, non posso. Ma io non posso far nulla per Rogerio. Perché non posso fare? Io mi voglio comprare Rogerio. Richiedi informazioni. Così sappiamo quanto vogliono. Vuoi iniziare la partita? Sì!
Sono pronto! Odgaard me la porta a casa! Allora, io spero che con questo pizzico di pressing in più si possa raggiungere un livello più accettabile, quindi energico. Siamo davvero sfavoriti. Guardiamo in faccia la realtà, non pigliamoci per i fondelli. Per cui non ci sono pressioni su di voi. Andate in campo e dimostrate a tutti quanto valete. Ecco. Sì, ma la cosa oggettivamente... Stringi la mano, Marcellino. I tuoi pantaloni rossi diventeranno leggenda in giro per il mondo. Marcellino influencer. Allora, incoraggia. Prima o poi mi devo fare pure io questi pantaloni rossi per fare sta serie. Anche se metterò la pantaloni cam per farli vedere. Dai, forza. Già che siamo al decimo e non abbiamo ancora preso gol, per me è un successo. Boateng ammonito, incoraggia. Dai, dai, raga. Forza, 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 forza. Ventesimo senza gol. Va bene. Ci piace. Incoraggia, incoraggia. Incoraggia, incoraggia. 25esimo, ancora senza gol. Forza, forza. Compiamo il miracolo. 30esimo senza gol. 35esimo senza gol. Ancora, aia, aia. Mamma mia. No, mamma mia, doppio palo. Contropiedone. Contropiedone. Ma facci, Prince, eri più veloce tu. Dai, dai, dai. Che se poco a poco abbiamo un pareggio pure qui alla fine. No, eh. Berardi, per il colpaccio. Magnanelli, Prince. Sensi, Magnanelli. Mamma mia, il tiki-taka Magnanelli-Boateng è poetico. Rogerio. No! Allaggato sul colpo di testa, sembrava gol. Ho sofferto tante... L'ho vissuto il gol emotivamente. Magnanelli, bene così. Sassuolo in controllo, Prince. Ehi, se ricapri tutto, bravo Rogerio. Cross in mezzo. No. Non lo fa ripartire. No, Ronaldo, no. No. Niente. Vabbè. Allora. Ah, però c'è il VAR, fermi. Fermi che c'è il VAR. Vede le immagini. Quindi... Convalida, mali mortacci. Vabbè, niente. Che cazzarò l'ha vista fa? Ah, vabbè. Vabbè, comunque. Ragazzi, stiamo giocando fin troppo bene. Siamo stati migliori di loro. Però non basta. Allora, io a questo punto passerei alla tattica 1. Pressiamo di più. E di conseguenza mi entra Baba. Il nostro Baba Yaga. Vai, Baba. E vorrei mettere anche Loda Boga. Loda Boga al posto di Boateng, che proprio non c'è. Non c'è, non c'è. Berardi, ma tu che cosa sai fare, Berardi mio? Io credo in Loda Boga. Allora, trequartista d'attacco, Loda. Loda, ti voglio carico a pallettoni, Loda. Locatelli sta basso entusiasmo. Locatelli, io voglio sostanza. Voglio sostanza, Loca. Voglio sostanza. Due cambi per... No, tre cambi, subito, alla FIFA, niente, io ormai sono tarato, incoraggia, forza. Pressing a tutto campo. Pressing a tutto campo, Pandalla riprende. Boga ha già rimediato la botta, Boga. Vabbè, ragazzi. Andate avanti, su. Spingiamo un po'. Spingiamo un po'. Spingiamo un po'. Siate creativi. Siate creativi, porcaccia la miseria.
Non a prendere gol, però. Non a prendere. Mamma mia. A Japong. A Japong per Berardi. A Berardi non hai fatto una cosa buona in 20 partite, oh. Berardi. Smentiscimi, Bera. Eisserich. Eisserich. Ma smentito! Che cosa vuoi? Ma che. Oh, il VAR per la Juve lo usano a favore della Juve e contro di noi lo usano contro. Vabbè, tanto. È il fuorigioco dei Berardi, che hanno visto solo loro. Va bene, va bene. Poi per annullare gol a noi ci hanno messo un nanosecondo. Per dargli buona la Juve 3 ore. Magnanelli, forza. Sbraghiamo Ronaldo, ci leviamo almeno questa soddisfazione. Sci vostra. Dai, dai, andate avanti. Andate avanti, più carichi. Vai, questi ultimi 3 minuti me li faccio in assetto molto offensivo. Dai. Ulava o la spacca, dai. Niente, eh. No. 20 secondi al termine. 10 secondi al termine. Non c'è tempo. Vabbè. Il Sassuolo perde in casa con la Juventus. 14 tiri a 4. Abbiamo giocato anche molto molto bene. Molto molto bene. Non ho nulla da rimproverare. Non posso non lodare il vostro coraggio. Avete dato tutto. Non gli è servito di niente. Non gli è servito di niente. Obiettivamente hanno fatto una partita spaziale e c'è poco che si possa dire. Allora adesso tutti a tifare contro Empoli, Chievo e Frosinone. Forza. Niente, mi si è fatto male Boga. Che fortuna in piedi. Fisioterapia per Boga. Niente, loda Boga adesso per un po'. Dunque, vediamo un po' cosa fanno gli altri. Oggi ci giochiamo anche quella col Chievo, eh? Non vi abbandono dopo la Juventus. Dunque, vediamo un po'. Vediamo un po'. Trotta che vuole Trotta? Che vuoi Trotta? Magnanelli, ci parli te con Trotta per cortesia? Grazie. Ok, abbiamo scoperto che Magnanelli c'ha la mazza. Allora, vediamo un po' cosa fanno gli. Ci fate vedere la concorrenza? Allora, Empoli Chievo pareggiotto. Frosinone Milan, speriamo nel Milan. Spal Parma, speriamo nel Parma. Tocca di far contro con una cattiveria inaudita adesso. Allora, l'Empoli ha perso col Chievo 5-1. Il Frosinone ha vinto col Milan. Dai, ma che. Ma cazzarola, ma che risultati so! La Spal ha pareggiato, quindi. Siamo a un punto sopra dalla zona B. Chievo Empoli. Vabbè, adesso tocca dargli la botta al Chievo, su. Dobbiamo assolutamente cercare di. Niente, Rogerio. La Juventus non solo ci crea problemi, ma ci impedisce anche di avere un giocatore che tanto non userebbe. Che miseria, oh. Ok, il fatto che sia saltata la panchina al Milan era intrigante come cosa, ve lo dico sinceramente. Però no, Marcellino per il momento non si sente di abbandonare la. Sì, l'allero. Poi. Dai, 3-5. Dai. Quasi quasi. Bucchi mostra interesse per Bandinelli? Ma Bucchi dove sta adesso? Ah, il Benevento! Caro Bucchi, un giorno ci rincontreremo. Ma che faccio? Cioè, allora. No! Locatelli, pensaci tu! Locatelli parla a Tonali. Il giocatore ha spiegato che se mai dovesse andarsene dalla squadra attuale lo farebbe in base alla qualità della nuova squadra e non per i rapporti di amicizia. Niente. Tonali infame.
No, dicevo, io ve la butto là, Allora, siccome questa è una serie di allenatore e non di squadra, se io volessi fare per esempio l'infame, no? Che cosa dovrei fare per ascoltare eventualmente le offerte che potrebbero arrivare altrove? Cioè, tipo, qua è andato via. Dov'è? Gattuso silurato? Non ce lo dicono più. Cioè, se io volessi propormi per un altro lavoro, cosa dovrei fare? Cioè, si potrebbe fare volendo? O no? Domanda così. Sono curioso. Milan, vediamo un po'. Staff, trasferimenti, rapporti. No, credo che non si possa fare al momento. Penso di no. La scheda del mio Marcellino non c'è. Io non ho mai fatto carriere sull'allenatore. I bus, cioè improntate sull'allenatore, ma sempre sulla squadra dell'allenatore. Quindi non so se effettivamente il gioco me lo consentirebbe in questo momento di farmi avanti per incarichi. No, penso non si possa fare, onestamente. Penso non si possa. Sicurezza lavoro. No. Vabbè, ragazzi, se sapete come si fa, ditemelo eventualmente, perché sarebbe interessante in ottica futura. Potrà anche valutare questa possibilità di proporsi per lavori esterni. Così tanto per. Allora, è una cosa da infame, però appunto è una serie un po' così, per cui ci potrebbe anche stare un... No! Ah no, ma non è Esterik, che colpo. Erlich. Niente, caro Erlich, mi dispiace. Allora, io credo che col Chievo potremmo andare di gegenpressing. Cioè, pressing a tutto campo, approccio molto molto aggressivo, e vedere un po' se la si porta via. Affermi un attimo, che forse riuscivo a capire. La dirigenza del Valencia mostra apprezzamento per Marcellino. Ah, Marcellino, non sono io, no, per un attimo. Notizie sul Chievo. No, non penso che si possa. Che ci si possa proporre. Comunque, attendo vostre notizie a riguardo. Dunque, abbiamo ingaggiato nuovi giovani. Il miglior talento è Spaggiari. Nunzio. Beh, stiamo messi benissimo. Allora, se questo è il migliore che abbiamo. Tombari. Wow. Vabbè, poi ci pensiamo, eh. Intanto imposta tutti. Disponibile finché non recupera. 60 minuti a partita. Ok. Quindi quelli che non stanno giocando mi mantengono un po' di condizione atletica. Andiamo al Chievo, che almeno ci leviamo lo startro dubbio un'ultima volta. Niente, non è il momento degli osservatori. Non è il momento. Abbiamo cose più impellenti, tipo la partita col Chievo, che mi preoccupa un botto. Ma noi dobbiamo riuscire a fare qualcosa, per cui io ci voglio assolutamente credere. Voglio dire, ragazzi. Allora, valutati i giovani. Condurrò io la trattativa, a meno che tu non decida di rifiutare i suggerimenti. No, faccia lei. Prenda lei. Faccia lei. Perché peli, no? Vabbè. Va bene uguale. Allora, Lemos. Odgaard, sempre meglio. Vabbè. Bravo Odgaard. Loda Odgaard. Peccato che Boga non si stia allenando, se no ci sarebbe stato anche un Loda Boga, ma al momento non si può. Allora, ragazzi, sconto diretto. Se si perde questa è un problema. Se si vince questa, no, sarei decisamente più tranquillo. Per cui bisogna vedere un attimino se c'è margine, oppure se non ce la facciamo. Ho i miei dubbi, però non escludo nulla. Lasciati infortunato pure lui. Santo cielo benedetto.
Allora, l'Empoli mi deve perdere col Bologna. Vero che mi perde col Bologna? 3, 2, 1. Niente, ha vinto l'Empoli col Bologna. Porca miseria, pure fuori casa. Pure fuori casa. Pure fuori casa. Non c'è segrete. Non c'è segrete. Non c'è segrete. Allora, è tutto nelle nostre sapienti manine di Marcellino. Allora, caro Tombari, meno male che sei arrivato. Speriamo. Allora, ragazzi, tattica 1. Ok. Con Odgaard che mi fa l'attaccante che pressa in attacco. Ti voglio. Allora, trotta. Una partitina per Trotta. Sì, ma Trotta non sai fa niente dei ruoli che abbiamo in uso noi. Ah no, mi è punta centrale Trotta. Ma proviamo Trotta, visto che si lamenta tanto. Farci vedere Trotta, magari scopriamo un talento. Poi Locatelli non mi sei piaciuto granché, però ti facciamo fare una partita perché Magnanelli non può giocarle tutte. E Lirola al posto da Japong. Che fa l'esterno completo di attacco, perché voglio che pressi un po'. Però così lasci troppo di supporto, facciamo, eh. No, si esponeva troppo. Per il resto, squadra confermata. Peluso al posto di Rogerio. Peluso terzino di supporto, anche lui. A Esseric, nessun problema, ok. Bene, ragazzi, vediamo come va. Magnani, puoi fare il difensore che difende e basta, senza grandi compiti esterni. Bene, Boga è infortunato. Lo so che Boga è infortunato. Prendiamo raggi, ok. Signori, non abbiamo nulla da dire, se non che è uno sconto diretto e che il sottoscritto pretende la fottuta vittoria. Fatemi vedere quello che sapete fare. Dai, chi è carico? Esteric. Lo sapevo che Esteric era l'uomo in più di questo Sciasciuolo. Forza, incoraggia Lirola. Parte subito bene Loca. Niente, Locatelli per fare gli assist da codice penale. No. Mamma mia, Consigli. Salva tutto, Consigli. Ragazzi, vi prego. 50 secondi 1-0 è amara, sarebbe, so. Si muove una foglia. Tutto tace. L'atmosfera è quella di un duello western. Prince. Oh, non mi fischia un fallo da dietro. Bravo Prince. Sì, però buttala avanti. Magnani, bravo Magnani. No, Magnani. Bravo. Tutto calcolato, Esteric. Quanto ci sarebbe servito Acerbi? Qua in mezzo. No, vabbè, però la difesa è troppo alta. La difesa è troppo alta. Mentalità positiva, vabbè, questo ok. La difesa è troppo alta. Abbassiamo un filo la difesa. Abbassiamo, ecco. Conferma modifiche. Piccolo cambio alla linea. Perché... Dai. Lirola, Berardi. Niente, Lirola non sa manco della palla fra i piedi. Ah, Lirola! Guarda che buchi! Forza! Coraggio. Dai. Non possiamo uscire da qua senza i tre punti. Non si può. Non stiamo...
Vabbè, ma era nell'aria sto gol, era veramente nell'aria. Dunque, crossiamo di prima. Affrontiamo la difesa, palla al piede, più creatività. Perdita di tempo, mai. Ritmo di gioco alto. Passaggi standard. Forza. Concentratevi per cortesia. Vabbè, Trotta ci fa. Trotta, Trotta, cavallino qua. Domanda di più. No, beh, ragazzi, dai, cioè. Il Chievo in modalità Ultimate di FIFA. Sì, però. Cazzarola, oh. Ma coso? Chi cazzarola sei? Ferrari. Ma lo tieni una volta? Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Allora, signori, aggressivo. Ah, così non funziona. Decisamente no. Non, decisamente no. Quindi, Babacar dentro. Odgaard dentro. Passiamo all'attacco a 2. Babacar che fa il centravanti d'attacco. Odgaard che fa l'attaccante che pressa. Anzi, l'uomo d'area. Poi a centrocampo. Tocca fare tre cambi. Mi spiace, ma tocca fare tre cambi. Magnanelli al posto di Locatelli. Manteniamoli così. Mentalità offensiva. Poi in possesso giochiamo sulle fasce. Facciamo così. Portate il pallone in area, so, 2 punte. Qua lasciamo, affrontiamo la difesa palla a piede. No, più creatività. Ecco, l'unica cosa che mi interessa. Poi ampiezza d'attacco, abbastanza larga. Signori. La possiamo riprendere? Sì, prova i lanci lunghi. Sì, diamo retta a Postanzini per una volta. Grinta, grinta! Non sapeva pareggiare col Milan e perde col Chievo. Dopo aver rischiato di vincere, di pareggiare proprio con la Juventus. Noi facciamo le scivolate assist. È un talento naturale quello dei nostri, eh. Sì, però ragazzi, cioè, ma veramente. Cioè, ma stiamo a vedere come gioca il Chievo. Un tiki-taka che Guardiola levate. Berardi comunque è da cacciare a pedate, eh. Oh, non si è tenuta una palla in tutta la partita. Guarda quest'altri. Scambi stretti. Mamma mia. Sarà un parto rimanere in Serie A quest'anno. Sarà veramente un parto. Oh, gliela fai da levare una palla con una scivolata? Vai Baba, Odgaard, Berardi, dai, riaperta, dai, riaperta, su. Forza, andate avanti. Tutto molto offensiva, dai, ci abbiamo più niente da perdere, su. Forza.
Fatemi vedere qualcosa, andate avanti, su. Che dramma, sta partita, che dramma. Che dramma. Magnani! Magnani! Guarda Sartre, No, no, io me ne devo andare da qua. Non mi reggo. Ferrari da TSO oggi. Da TSO. Veramente, Ferrari da... Ma come fai a dargli 6,4? Ma che cazzarola di partita hai visto? Mamma mia, Il tiki-taka del Chievo mi mancava. Pensavo di averle viste tutte giocando a FIFA con la Serie A Ultimate, ma... Questa partita le batte tutte. 4-1 col Chievo fuori casa. Arriviamo, ma che davvero? Cioè... Mamma mia. Vi stavate a lamentare dei raggi, voi? Vabbè, ragazzi, io direi che dopo questa mi posso pure andare a nascondere. Domani, Kevin Prince invece di sta a cantare e di fare i videoclip dove far coatto. Forse sarebbe il caso che si allenasse. Che almeno forse farebbe delle prestazioni degne del suo nome. Cioè, siamo riusciti a perdere con Ventura. Che giusto qui può vincere con quel gioco. Vabbè, senti, io mi fermo qui. Ci vediamo alla prossima, arrivederci. Speriamo. Fatemi sapere qua la cosa del Milan, se riesce a fare l'infami. Perché io ho dei giocatori che, dico la verità, io ho. A me il Sassuolo sta simpatica come squadra in generale. Ci sono dei giocatori del Sassuolo che io detesto. Uno fra questi è Berardi. Chi mi conosce lo sa. Mi sta venendo il prurito alle mani. Quindi, fatemi sapere, bello da poter valutare tutte le possibili alternative. Per cui, niente ragazzi, io vi saluto. Sono riuscito a perdere con Ventura, io vabbè. E vi do appuntamento alla prossima.